Ciao, il tema di oggi è come preparare un invito efficace, o meglio, cosa fare per essere pronti, per essere preparati per fare un invito efficace, un invito d'impatto. Quindi l'invito che viene accolto se invitiamo una persona telefonicamente o a voce o quando la incontriamo. E la invitiamo a guardare, sentire o leggere qualcosa che abbiamo a disposizione, la persona in effetti accoglie questo invito e fa la cosa che noi proponiamo. E quindi cosa fare per essere veramente efficaci in questo processo di fare un invito? Il mio suggerimento. Non solo mio, perché questa cosa è ormai conosciuta da tanti anni, per esempio i venditori professionisti lo fanno quando si preparano al lavoro, è fare delle prove. Quindi cosa succede? Cosa possiamo fare? Possiamo preparare il nostro testo di invito, quello che piace a noi, possiamo utilizzare cosiddetti script che esistono già, i testi proprio che aiutano, poi possiamo modificare, modulare questi testi così piacciono proprio a noi e possiamo fare delle prove. Cosa significa? Questo significa che possiamo semplicemente fare le prove prima di tutto allo specchio. Quindi andiamo a verificare se il nostro invito è efficace, così sentiamo la nostra voce, sentiamo come funziona questo testo. Poi cos'altro possiamo fare? Possiamo coinvolgere il nostro partner, marito, moglie, ma anche figli, perché no? Amici, quindi possiamo fare le prove con loro. Un'altra cosa, possiamo chiamare lo sponsor e dire: senti, ho bisogno di fare un po' di prova prima di andare a fare gli inviti con le persone vere. Cos'altro? Possiamo fare la registrazione o un video, se è possibile, proprio per uso interno, no? O semplicemente possiamo fare registrazione vocale con il telefonino o con un altro attrezzo che ovviamente la maggior parte dei telefonini ha questa funzione. E cosa ci dà questa preparazione? È molto importante. Tante persone lo sottovalutano, questa prova, questo teatrino, come vogliamo. Non fanno le prove, pensano che se ripetono un po' questi inviti proprio mentalmente, no? Non a voce alta comunque, sono preparati. E cosa succede? Così non hanno neanche memorizzato magari bene il testo e incominciano a chiamare. Sono un po' entusiasti, però non sono certi di quello che vogliono dire e soprattutto non sono certi della risposta che arriva dalla persona. Quindi non vogliono fare questa cosa, però trasmettono insicurezza, trasmettono un po' la paura, trasmettono con la voce proprio, hanno questo tono di voce supplicante. E tutto questo viene percepito, sono le piccole cose che comunque il nostro interlocutore percepisce. Quindi, e cosa vogliamo? Non vogliamo queste cose, non vogliamo le paure, incertezze, non lo vogliamo. Vogliamo entusiasmo, vogliamo energia, vogliamo la voce sorridente, e questo si sente ovviamente al telefono, anche adesso quando ho cambiato un po' l'espressione si capisce e si sente. Quindi, prima di fare la tua prima telefonata alla persona che vuoi veramente invitare a guardare, vedere, ascoltare il materiale che hai preparato, abbiamo preparato, l'azienda ha preparato, fai le prove, non so, 5, 10, 20, io non lo so,
Però ti suggerisco vivamente di fare questa cosa. Vedrai che l'efficacia dei tuoi inviti salirà. Quindi per oggi è tutto, grazie e alla prossima. Ciao!